Oh, salve viaggiatori. Benvenuti. Perdonatemi, ma non vi ho sentiti arrivare. Io sono un narratore. Racconto storie. Mi sono perso in questi libri. Quante storie raccontano i libri? Anzi, quanti libri raccontano la storia? A proposito, per voi oggi ho una storia un po' particolare e spero che vi possa piacere. C'era una volta, chissà quante altre volte avrete incontrato questa frase all'inizio di un racconto o di una storia. Beh, sarà così anche questa volta, perché voglio raccontarvi una storia, ma è una storia un po' particolare, perché è una storia di una vita vera. Qualcuno addirittura si stupirà nello scoprire che la protagonista è una mamma. Ma perché è tanto straordinaria questa mamma, una mamma alla quale dedicare una storia? Beh, innanzitutto perché, come tutte le mamme, ha trasmesso il dono grande della vita e ha saputo essere mamma anche per chi una mamma non ce l'aveva più. Ha saputo aprire il suo cuore ai poveri, ai bambini, a chi era stato abbandonato da tutti. Ha fatto in modo che gli ultimi divenissero i primi. Era stata battezzata come Costanza Onorata, ma poi volle essere chiamata Paola Elisabetta. Qui, nell'attimo che va, tra le mie mani c'è tutto un mondo di infinite possibilità. C'è tutta la realtà e quello che non so dentro l'eterna immensità di quest'attimo. Sono qui, portami sulla tua scia, ovunque vada, la seguirò, su questo filo d'oro che mi ha portato qui, per ricominciare ancora una storia nuova, sì. Tra le mie mani c'è tutto un mondo.
Dunque, Costanza Onorata era nata a Soncino il 28 gennaio 1816. Figlia di Francesca Corniani e Francesco Cerioli, appartenenti a casati illustri e benestanti. Costanza cresce, ma è una bambina fragile di salute, con un cuore che fatica a sorreggerla. A casa l'educazione è severa, ma ciò non vuol dire che il clima fosse triste o infelice. Costanza così si allena in bontà, intelligenza, sensibilità, apprende velocemente a leggere e a scrivere, si appassiona nella lettura delle pagine della Bibbia. Ma chi è questo padre che ama tutta l'umanità, che non fa distinzione tra ricchi e poveri, che ha mandato suo figlio sulla terra ad annunciare l'amore? A soli 10 anni, Costanza entra nel collegio di Alzano. È il 3 novembre 1826. Nel collegio le ragazze ospiti potevano incontrare parenti e conoscenti parlando loro soltanto da un'inferriata che le separava da loro. Gli orari e i ritmi di studio sono implacabili, sono tostissimi. La sveglia al mattino suona prima dell'alba. Nonostante ciò, Costanza si mette in bellissima luce, è molto stimata dalle insegnanti e dalle compagne e nello studio riesce ottimamente. Quando un giorno... Costanza, i suoi genitori sono venuti a prenderla. La stanno aspettando nel parlatorio. Mi raccomando, faccia i suoi bagagli e si affretti. Ma come mi riportano a casa? Ma io sto bene qui, ma perché? Costanza non capisce, ma cerca di distaccarsi dal rancore di quei momenti. Non è facile, ma giorno dopo giorno prova ad accettare i cambiamenti di programma. Prova a farli suoi. Gioca ad immaginare che tutto ciò che accade nella vita abbia un senso. Un senso disegnato e voluto da un padre che ama e che vuole bene a tutti quanti. Immaginatevi che cosa può provare una ragazza di soli 19 anni che si vede imporre di sposare un uomo che non conosce. Si tratta di Gaetano Busecchi, che ha quasi 60 anni. Ma Costanza, anche stavolta, trova la forza di obbedire. Il 30 aprile 1835 si unisce in matrimonio con Gaetano Busecchi Tassis, dando vita ad una nuova famiglia. Dal palazzo Cerioli di Soncino al palazzo Tassis di Comonte di Seriate, la vita cambia completamente. Ma non sono certo le pareti e le murature a costruire il clima di una famiglia. Sono soprattutto l'amore, la stima, il rispetto e la capacità di stare accanto all'altro senza suscitare tensioni. Costanza poi allarga la propria famiglia e diventa mamma, dando alla luce la primogenita, Francesca Maria Teresa. 5 mesi dopo, però, la piccola Francesca Maria Teresa se ne vola in cielo. Ma la speranza non muore, anzi, il 20 ottobre 1837, Costanza dà alla luce Carlo Francesco Alessandro, detto Carlino, e l'anno successivo, il 9 novembre 1938, diventa mamma di Raffaele Gaetano. Quest'ultimo, purtroppo, si ammala gravemente e non riesce a superare i 9 mesi di vita. Ma nella primavera del 1842, Costanza annuncia che diventerà mamma per la quarta volta e il parto avviene il 22 novembre successivo. La creaturina, purtroppo, pochi istanti dopo essere venuta al mondo, se ne vola in cielo, senza un nome e senza un battesimo. L'unico suo sollievo rimane Carlo, Carlino. Costanza si aggrappa a Carlino e Carlino si aggrappa a sua mamma. Tra madre e figlio
c'è complicità, c'è tenerezza. Mamma, ma come viveva Gesù? Gesù era pieno di umiltà, fuggiva agli onori, era pazientissimo, sopportava di buon animo tutti i disagi della povertà. Ma Gesù voleva bene a tutti, ma proprio tutti. Gesù voleva che il prossimo fosse amato da ogni uomo come ogni uomo ama se stesso. È vero che Gesù ci insegna ad amare anche i propri nemici? Gesù diceva: amate i vostri nemici, fate del bene per quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi perseguitano. Caspita, mamma, quante cose belle che sai. Carlino così si lega sempre di più a mamma Costanza. Ne riceve gli insegnamenti e ne riceve soprattutto gli esempi di vita. Ne assume anche il carattere e i comportamenti. Carlino è buono, è generoso, è mite di animo, è sincero, sensibile ed è molto attento agli altri. Nella primavera del 1852, però, Carlino avverte i segnali di una malattia, la TBC. Nel corso dell'estate la malattia è tenuta sotto controllo e Carlino sembra migliorato, ma nella primavera del 1853 le condizioni di salute di Carlino si fanno critiche. Carlino è devastato dal dolore, il respiro è pesante. Spesso sputa sangue. Costanza offre sacrifici e promette che se suo figlio guarirà abbandonerà tutto per ritirarsi in un convento di clausura. Mamma, per me è fatta. Vado a passeggiare sulle stelle, ma non preoccuparti. Un giorno ci rivedremo. Carlo, ma che farò qui io sola? Senza di te, senza il mio angelo. Mamma, non preoccuparti. Vedrai che il Signore ti darà altri figli. Ti moltiplicherai i figli come le stelle del firmamento. È il 16 gennaio 1854. Carlino se ne va. Da lì i giorni stentano a ritrovare la normalità. Il grande vuoto lasciato da Carlino sembra ingoiare tutto quanto. Anche Gaetano, però, sta sempre più male e ormai è quasi paralizzato. Costanza non si risparmia nell'assistenza del marito, che però muore il 25 dicembre 1854. Eppure nel cuore di Costanza, così colpita dal dolore, risuonano ancora le parole di Carlino. Mamma, il Signore ti darà altri figli. Sognando ad occhi aperti, vedevi un orizzonte misterioso. Oltre quel muro verde, oltre quel fiume silenzioso. Il cuore tuo spaziava oltre il riflesso delle sponde blu. Seguiva un richiamo che allora non comprendevi tu. Nell'etere una mano portava la tua vita su alte cime. Più lontano.
si perde nel cielo che ti porge la sua mano. La storia tua continua solcando le onde dell'eternità, seguendo quel richiamo che nelle note sue ti porge. Ti porterà fiore che morendo in stella viva si trasformerà. Viva come il sole, stella come il sole sarà. Si guarda attorno. Nelle campagne di Comonte la gente non ha di che campare. Bambini e ragazzi vivono in mezzo alle strade alla giornata. E così Costanza dà loro da mangiare, dà loro dei vestiti. Anzi, spesso li indirizza in qualche orfanotrofio dove vengono mantenuti a proprie spese. Esce di palazzo, va a consolare chi sta male. Poi avviene una cosa particolare. Nel marzo 1855 bussa al portone di Palazzo Tassis Don Giuseppe Agnesez, sacerdote emigrato dalla Spagna. Vuole parlare con Costanza per presentarle la vicenda di una ragazza rimasta ormai senza famiglia. Ed è lì che Costanza apre ancora una volta le porte del suo cuore e le porte del suo palazzo. Le sue giornate, da lì in poi, sono interamente dedicate alle piccole orfane che accoglie a palazzo. La maestrina delle orfane, così ormai la chiamano, e non passa inosservata. Il bene da lei compiuto suscita tantissima ammirazione. La prima collaboratrice è Luigia Corti, alla quale seguiranno tantissime altre donne. E più Costanza accoglie bambini e orfani, e più il suo messaggio si diffonde, tanto che il vescovo di Bergamo, Monsignor Speranza, il 7 dicembre 1857 benedice l'abito religioso che Costanza e le consorelle indosseranno come segno dell'inizio di una nuova vita. Palazzo Tassis a questo punto diventa una casa. Costanza ha idee chiare. Vuole che la sua casa sia dedicata alla Sacra Famiglia di Nazareth. Dedica ai piccoli tutto il tempo che ha. Si fa mamma e mai, come in questo momento, le appaiono chiare
le parole che aveva sussurrato Carlino prima di andare in cielo. Rinuncia a tutto, perfino al nome, e il 23 gennaio 1858 si presenta alle consorelle e dice loro: d'ora in poi non mi chiamerete più signora Costanza, ma suor Paola Elisabetta. La mamma di Carlo ha davvero dato una svolta alla sua vita. Ora veste come le sue compagne e si dedica ai lavori più umili. Ha nel cuore la felicità di aver raggiunto il suo obiettivo. Suor Paola Elisabetta è una maestra molto amata dai ragazzi e dalle ragazze che frequentano la grande casa di Comonte. Ai suoi collaboratori dice che educare i figlioli è un po' difficile, perché di solito non danno ascolto alle regole, ma soprattutto che non bisogna prendere i figlioli tutti allo stesso modo, poiché come sono diversi i caratteri e le inclinazioni, così deve essere diversa la maniera di educarli e di istruirli. In questa sua attenzione al mondo della terra e dei suoi lavoratori ha un altro sogno: creare nel suo istituto anche una comunità maschile nella quale sacerdoti e laici si dedichino in modo particolare all'educazione degli orfani e dei figli dei contadini. E così il 4 novembre 1863 nasce a Villa Campagna la casa destinata a diventare l'istituto dei padri della Sacra Famiglia. Il duro lavoro però mette davvero alle corde suor Paola Elisabetta. Il suo piccolo grande cuore è più che mai provato. Pare non resistere alle fatiche e comincia a lanciare i primi segnali di difficoltà. Nei giorni e nei mesi successivi Paola Elisabetta invia lettere a tutte le suore, sacerdoti e laici, fa visita alle case che sono nate dal suo insegnamento, scrive riflessioni spirituali e non manca di richiamare gli impegni per il lavoro quotidiano della campagna. Il 23 dicembre però suor Paola Elisabetta sta molto male. Di ora in ora la situazione precipita. Il suo ultimo respiro è all'alba del 24 dicembre 1865. Se ne va in silenzio, povera tra i poveri. Eppure suor Paola Elisabetta continua a essere tra di noi. Non ha mai lasciato la sua grande casa. Ma perché la sua testimonianza e il suo messaggio di carità rivivono e si rinnovano attraverso le opere e la presenza dell'Istituto della Sacra Famiglia? E non finisce qui. Per questo il cuore di Madre Cerioli non ha mai smesso di pulsare. È la storia di una mamma straordinaria. E la sua storia non finisce qui. Anzi, continua ogni volta in cui noi conosciamo che siamo figli di un unico padre. Continua ogni volta che facciamo spazio al prossimo. Continua ogni volta che, come dice suor Paola, non lasciamo partire dalla nostra porta nessun povero che ci chiede la carità. Guarda sotto i tuoi piedi se c'è, c'è acqua di palude che ti risucchia giù. Guarda sotto i tuoi occhi se c'è, c'è una finta nebbia che non sopporti più. Più. Guarda sotto il tuo cielo se c'è, c'è una stella smorta che non riscalda più.
strade sei c'è, c'è un fiume di gente che forse aspetta te. Guarda dentro il tuo cuore sei c'è, c'è una voglia di dare che cresce sempre più. Per qualcosa di più, come l'acqua c'è per dissetare, come il fuoco è fatto per bruciare, tu sei fatto per amare, come gli occhi sono per vedere e la bocca è fatta per parlare, tu sei fatto per amare. Per amare.